viaggio di Innovation Place finisce qui, all'Istituto Italiano di Tecnologia. Siamo a Genova, nel quartiere Bolzaneto, e questo luogo, l'IT, quest'anno è stato celebrato in tutto il mondo, in Italia, come una delle grandi eccellenze italiane. Eppure 10 anni fa, quando questo posto è partito e ha cominciato la sua attività, in pochissimi erano disposti a scommettere che sarebbe stato un successo. Anzi, c'erano moltissime polemiche sul fatto che si aprisse un altro centro di ricerca con soldi pubblici. Ed invece questa è la storia di come un gruppo di scienziati ha dimostrato che fare grande scienza e grande ricerca in Italia è davvero possibile. L'Istituto Italiano di Tecnologia è la storia di una comunità di scienziati, ma se dovessimo individuare un uomo simbolo della sua storia, beh, quell'uomo è sicuramente Roberto Cingolani, 54 anni, nato a Milano, un fisico che è cresciuto in Puglia, ma poi è passato la sua carriera di scienziato in giro per il mondo. Tornato in Italia è diventato un esperto di scienza dei materiali, di nanotecnologia, e dal 2005 è il direttore scientifico dell'IIT, in pratica l'amministratore delegato, quello che ne ha gestito e favorito la crescita. E da qualche settimana è anche la persona alla quale il governo ha affidato il progetto del futuro dell'area Expo, il progetto Italia 2040. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, partito 10 anni fa, e anche tra lazzi, polemiche, critiche anche pesanti, mi ricordo quella del premio Nobel Rubbia. Dopo 10 anni oggi siete un successo internazionalmente riconosciuto. Come avete fatto? Ma tanto lavoro. Diciamo che il modello, a mio parere, è un modello consolidato in Europa, quindi non c'era un motivo a priori per cui non dovesse funzionare anche in Italia. Che ti ricordi di quell'inaugurazione? Perché in rete non si trova nulla, è come se fosse stata un'inaugurazione clandestina. L'inaugurazione, come la intendiamo noi scienziati, quella di un palazzo pieno di laboratori di persone, in realtà non era da farsi in quel momento, no? E di fatto non c'è forse mai stata, è stata una crescita continua. Quando vai a visitare gli altri centri di ricerca italiani si lamentano del fatto che la ricerca scientifica abbia ancora applicato i criteri della burocrazia, cioè che per acquistare qualunque cosa debbano fare delle gare particolari. Voi avete questi stessi vincoli o siete più liberi? Dal punto di vista degli acquisti e dell'utilizzo del public money siamo uguali, codice appalti, dobbiamo stare ovviamente attentissimi e non ci sono scorciatoie. Questo effettivamente è un po' duro da digerire con i tempi della ricerca, però è una necessità. Dove secondo me abbiamo un punto assolutamente di forza che deriva dalla nostra costituzione di fondazione di diritto privato è sul reclutamento, perché possiamo reclutare in maniera anglosassone. Noi facciamo dei bandi internazionali. Che vuol dire anglosassone? Facciamo dei bandi internazionali quando ci serve un profilo. Mi piace farti un esempio, diciamo, noi facciamo robot umanoidi, fra le altre cose ci può servire uno psicologo. Ecco, uno psicologo non lo prenderesti in un laboratorio di fisici, chimici, ingegneri, no? Sarebbe difficile. Nel nostro caso noi possiamo fare un bando, chiedere un esperto di psicologia per questo tipo di applicazione, la gente applica, si fa un panel di valutatori che sono esperti di quel settore, viene fatta una shortlist e poi si fa l'offerta agli shortlist dal primo al secondo al terzo. E questo è veramente anglosassone come modello. Senti, dicevi dello psicologo per i robot, a cosa serve uno psicologo per i robot? Beh, è molto interessante perché c'è un'interazione sociale fra l'essere umano e il robot che ha molto a che fare con gli studi di psicologia. Da un lato l'essere umano si correla a questa macchina, che nel nostro caso è una macchina interattiva, sociale, che prende decisioni, eccetera. Dall'altro c'è proprio tutta una branca della robotica che, per dare un buon comportamento alla macchina, deve capire bene la psicologia dell'essere umano, quindi una relazione biunivoca. Quindi il robot deve capire noi dobbiamo capire il robot e avere meno paura, diciamo, tendenzialmente. Esattamente. Allora, quando siete partiti si diceva che questa sarebbe stata una piattaforma per far, tra virgolette, tornare i cervelli in fuga. Dopo 10 anni com'è andata? Allora, oggi siamo 1450 circa. L'età media è molto bassa, intorno ai 33 anni e mezzo. Abbiamo un 46% del nostro staff che viene dall'estero e sono rappresentati più di 50 paesi, credo 56 in questo momento. Quindi direi che da questo punto di vista questo tipo di organizzazione di reclutamento funziona e dimostra che tutto sommato il problema della fuga dei cervelli
è anche un po' dovuto a delle regole che non sono proprio incoraggianti. Basti pensare che in molti casi, se tu fai un concorso pubblico, scrivi la Gazzetta Ufficiale in italiano, quindi è un po' difficile che uno straniero la legga e applichi, no? Credo che bisogna, insomma, sia necessario cambiare delle regole per essere più attrattivi. A proposito di startup, andiamo adesso con te a vedere il Nikon Center, dove parliamo appunto di microscopi, e c'è una startup che sta partendo proprio ora da qua, dall'IT di Genova. Sì, okay. Sì, perfetto, andiamo. Siamo al Nikon Imaging Center, che è un po' l'ultimo arrivato nella casa dell'IT, inaugurato nel giugno del 2014. Qui si indaga il futuro dei microscopi. Che cosa dobbiamo aspettarci? Ma questa è una cosa molto interessante dell'istituto. Abbiamo sviluppato delle tecnologie che consentono a un microscopio ottico, quello diciamo convenzionale, di diventare molto performante, quasi come un microscopio elettronico. Allora, normalmente pensa che oggi con un microscopio ottico vedi un batterio, modificandolo con queste tecnologie vedi una molecola e quindi diventa una macchina particolarmente performante, soprattutto per le applicazioni alle scienze della vita, dove la microscopia elettronica spesso non la puoi usare perché il fascio di elettroni brucia i tessuti vivi. Senti, parlando invece delle possibili utilizzi del microscopio, sta per partire una startup, uno spin-off dell'IT che si chiama Smart Optics, che già si sta presentando nelle prime competizioni già in queste settimane. Di fatto è un microscopio per telefonino, come funziona? Sì, questo è il prodotto di un gruppo di giovanissimi che studiano con tecniche ottiche il cervello, usano una specie di endoscopio per studiare il cervello e nel fare questo tipo di studi hanno dovuto sviluppare delle lentine. Io qui ho un esempio, la lentina è questa qui, è adesiva, qui la metto su un telefonino e consente sostanzialmente di avere degli ingrandimenti di sino a 150 volte quello che si ha normalmente con la camera del telefono in condizioni normali. Siamo nel laboratorio di Smart Materials, i materiali intelligenti. Qui si inventano dei materiali che non esistevano. Con che scopo? E qua, tra l'altro, ne abbiamo un piccolo campionario delle cose che state creando. L'idea è di recuperare materiali poveri, cellulosa dalla carta riciclata oppure dagli scarti dell'industria vegetale che fa alimenti, e riprocessarla per ottenere materiali sostenibili, biocompatibili. Quindi delle plastiche praticamente. Sì, questa per esempio è plastica fatta con l'origano. Questa qui è fatta con il caffè, con gli scarti del caffè, questa con il cacao. Alcune di queste conservano anche l'odore. Questo sembra cuoio praticamente. Sì, però poi dietro sembra una tavoletta di cioccolato in effetti. La superficie la puoi modificare. Ma che applicazioni potrebbe avere? Cioè, al posto? Ma guarda, intanto è biodegradabile, quindi puoi sostituire della plastica. Quindi rispetto alla normale, plastica, che ha i danni, esatto, che sappiamo. E recupera materiale che altrimenti dovresti smaltire. E questi per esempio sono fili 3D per fare stampanti, per fare stampa in 3D di materiali plastici. Fatto con che cosa? Questo è fatto con il cacao. Ah. Quindi potresti avere delle statuette fatte in cioccolato, diciamo. No, non commestibili. Non perfettamente commestibili. Però sicuramente biodegradabili, cioè non fanno danni, sì, all'ambiente. Questi sono esempi invece di... Questo è un materiale un po' particolare che è stato sviluppato in una collaborazione con Enel. Questa è una plastica che sostanzialmente resiste a tensioni elevatissime, a scarica d'arco, ed è pensata per fare un guanto super leggero che dà un'alta sensibilità all'operatore e che può lavorare nelle linee di alta tensione. Quindi grande sicurezza sul lavoro. Assolutamente. Queste sono le carte, sono i nuovi circuiti fatti di carta col grafene. Questo lo puoi rovinare quanto vuoi, queste piste sono verniciate ed è un composto di grafene, per cui questo è un conduttore, una scheda elettronica. Qual è? Lo puoi rovinare e non perde la conduttività. Questo qui adesso, diciamo, tu lo puoi e continua a condurre quanto vuoi e continua, perché le fibre sono intrise, certo, di grafene. E più o meno sulla stessa falsariga, lavorando molto sulle fibre, uno dei grandi problemi che ci sono in questo momento è l'utilizzo della carta riciclata per il packaging alimentare, che è vietato dalle norme perché trasudano degli oli, dei metalli. Ma anche quindi carta di giornali? Assolutamente, sì. Ecco, questa è normalissima carta che non viene trattata e che ovviamente si bagna. E se con questa noi facciamo, vedete all'interno, no? se la bagniamo all'interno, passa. Chiaramente passa tutto. La stessa carta, identica, trattata con queste tecnologie, vedete?
scivola via, non si bagna e soprattutto anche all'interno non passa nulla. Non passa nulla. Quindi questo consente in prospettiva di riciclare tonnellate di carta che altrimenti non potrebbe essere utilizzata per il packaging alimentare e quindi con grande sostenibilità valorizzare il nostro cibo. Ho visto quindi plastiche fatte col prezzemolo, con l'origano, col cacao, col caffè, anche i fili per la stampante 3D col cacao. È per questo che alla fine siete stati coinvolti nel progetto sul futuro di Expo. Cioè oggi in questo momento il Paese ha deciso di investire in un grande progetto di ricerca nazionale. E la guida di questo progetto è un po' affidata a voi, com'è andata? Ma diciamo che c'è un concetto alla base della ricerca che noi abbiamo sviluppato qua che si estenderà anche in questa iniziativa della Human Technopole di Expo. Noi sviluppiamo tecnologie che sono intorno all'essere umano, il robot assistente, la protesi intelligente, la riabilitazione, tutto ciò era pensato un po' sul lato manifattura, industria 4.0. Però c'è un'altra branca di questa ricerca, tipo le cose che vediamo qui, che sono pensate proprio sull'essere umano, per il suo cibo, per la sua alimentazione, ci sono tecnologie per la diagnostica e poi c'è tutta una parte importantissima che riguarda l'allungamento della vita e il buon invecchiamento. Ecco, questo noi pensiamo possa essere un disegno di un'Italia che nel futuro, fra 20-25 anni, possa essere veramente world leading, un leader mondiale in tutto ciò che riguarda la vita dell'essere umano, il suo invecchiamento, la sua nutrizione e anche l'ambiente in cui vive grazie a una sostenibilità migliorata. 21 milioni di persone hanno ammirato i padiglioni di Expo, anche la loro architettura. Quando andremo al Human Technopole, che cosa vedremo? Ma guarda, il mio sogno sarebbe quello di non smantellare nulla, di non costruire nulla, recuperare anche dal punto di vista architettonico tutto quello che c'è o perlomeno una parte di quello che c'è già disponibile. Quindi finalmente potremo vedere il padiglione del Giappone, solo che magari dentro farete qualcos'altro. Sicuramente se riusciremo a recuperare questi spazi li adibiremo a laboratori, però speriamo di riuscirli a vedere presto. Quando si parla di Made in Italy, il pensiero va sempre alla moda, al cibo, al design, alle automobili da corsa. In realtà da qualche anno uno degli oggetti italiani più fotografati e ammirati in tutto il mondo è un robot bambino, con gli occhi grandi e lo sguardo dolcissimo. Si chiama iCub, è nato qui a Genova e il suo papà è arrivato molti anni dopo. Andiamo a vedere la sua storia. Giorgio Metta, 45 anni, uno dei pionieri dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Sei tornato dagli Stati Uniti quando ancora l'ente doveva aprire per diventare il papà del robot più forse famoso e fotografato del mondo, fatto le copertine di quasi tutti i magazine, il robot bambino. iCub, come nasce l'idea? Ma l'idea nasce dalla necessità di avere una piattaforma sulla quale studiare l'intelligenza artificiale. E si poteva fare grande, piccolo, noi abbiamo deciso di farlo piccolo un po' per richiamare questa idea di apprendimento, quindi il bambino che apprende, ma anche per una questione molto pratica. Avere un robot di queste dimensioni consente a chiunque di usarlo. Quindi non incuteva soggezione? Diciamo. Non incute soggezione, non richiede infrastrutture particolari, quindi lo posso usare io, un robotico, ma lo può usare anche un informatico, uno psicologo, un neuroscienziato che studia interazione uomo-macchina. Quindi, senti, l'idea di dargli anche questo aspetto da bambino, questa faccia simpatica, come chi l'ha fatta tra l'altro? C'è quasi uno studio di design dietro? La faccia l'ha fatta un disegnatore professionista, l'idea che fosse un bambino, noi ne abbiamo prese 20 diverse, abbiamo poi scelto questa perché ci sembrava la più accattivante. Per cui c'è stato poi c'è un lavoro di empatia, cioè deve stare simpatico. Assolutamente, sì. Quello che abbiamo fatto è stato anche cercare di dare proprio l'aspetto bambino, a volte anche lavorando proprio sulla tecnologia per miniaturizzarla, evitare di fare il tipico robot da ingegnere, che certo. Sarebbe stato così meno facile interagire con un robot di quel tipo. L'altra intuizione dietro quella appunto delle dimensioni e di questo volto da bambino che l'ha reso simpatico è quello probabilmente di averlo fatto in una modalità open source, cioè una piattaforma aperta sulla quale tutti possono lavorare e collaborare migliorandola. Anche lì una scelta
inedita abbastanza. Sì, era però un era di fatto il nostro modus operandi, per cui noi abbiamo semplicemente deciso di continuare quello che stavamo già facendo. Eravamo il gruppo di persone che ha iniziato molto open source, credevamo che per la robotica servisse una cosa di questo tipo, in modo da poter condividere i risultati non solo col mio vicino di banco, ma con tutto il mondo. E poi ha avuto successo in effetti, perché siamo partiti con due robot per noi, ne abbiamo fatti 10 per i nostri colleghi e adesso siamo a 30. Quindi 30 in giro per il mondo. 30 in giro per il mondo. Con sì. un codice che viene sviluppato insieme in maniera globale. Col codice che viene condiviso. Siamo a 5 milioni di righe di codice, che non vuol dire che sia tutto codice di alta qualità, però vuol dire che la comunità è viva, che c'è contributo da non solo dal nostro ma anche da altri. Questi anni come è cresciuto iCub, al di là del numero, cioè quante cose in più sa fare rispetto a quelle che sapeva fare all'inizio? Abbiamo cambiato diverse cose nella meccanica, nell'elettronica, adesso gli abbiamo dato la capacità di stare in piedi, di camminare, stiamo facendo una versione nuova dove il robot è un po' più alto, un pochino più alto, quindi cresce proprio, diciamo. Sì, perché avevamo bisogno di mettere più sensori. Siamo riusciti a mettere questo sensore tattile, che è una cosa unica, credo che sia l'unica piattaforma con un corpo coperto da sensori tattili per gestire l'interazione con l'essere umano. E stiamo andando verso una versione a basso costo, che sarà un po' più semplice di iCub. Ma con l'idea che abbia sempre un'applicazione scientifica o anche commerciale? Anche commerciale in quel caso, perché abbiamo visto spazi per poter fornire quindi una piattaforma, in questo caso per applicazioni diverse, quindi più business oriented. E abbiamo detto perché no, la barriera era il costo, perché iCub è ancora molto costoso. Quanto? Di costo? Sì. Vogliamo passare dai 250.000 attuali ai 12.000. Beh, insomma, quindi un abbattimento sostanziale. Quindi la tecnologia è ispirata da iCub, ma è tanto diversa. Take the octopus. Ok, I will take the octopus. Where is the car? I think this is the car. Yes, this is the car. Can you push the octopus? Okay, I will push the octopus. Very good. Thank you. See you soon. Okay, bye-bye. Bye-bye. La storia che stiamo per raccontare è uno dei pochi casi in cui il figlio arriva prima del papà. Cioè, siete partiti con iCub e siete arrivati al robottone. Quest'anno al DARPA Challenge, questa specie di olimpiadi di robotica avanzata, anche divertente da vedere, l'unico robot europeo era il robot fatto qui a Genova, Walkman. Com'è andata? Perché proprio voi? È andata perché l'abbiamo visto come un challenge interessante. I miei colleghi che lavorano sul robottone hanno pensato che potesse essere una bella applicazione per delle tecnologie che avevamo già sviluppato, per cui abbiamo costruito un robot più grande. Cosa sa fare Walkman? Perché lì le prove del DARPA Challenge erano molto impegnative, bisognava salire delle scale, aprire delle porte. Sì, serviva un robot molto più grosso. Quasi molto un robot da emergenza, no? Da emergenza. È un robot da emergenza di fatto, e lo scenario è esattamente quello di Fukushima. C'è un'emergenza, non si può mandare la persona perché l'ambiente è contaminato, si manda il robot controllato in remoto con un'intelligenza parziale, per cui il robot sa camminare, sa fare delle azioni di base e poi c'è un operatore in remoto che decide cosa fare di volta in volta, per cui se vede degli ostacoli magari li evita, decide se aprire quella porta piuttosto che quell'altra, per cui è una cooperazione, uomo-macchina, certo. Cioè la macchina in remoto e la persona che decide cosa fare. Quindi non è ancora il momento in cui il mondo verrà controllato dai robot come alcuni temono, però il 2015 è stato l'anno in cui sono circolati molti appelli sui rischi dell'intelligenza artificiale, su un mondo in cui costruiamo delle macchine che diventano più intelligenti di noi, che poi alla fine ci possono distruggere. Una visione un po' catastrofista. Credo che sia necessario comunque interrogarsi su questi potenziali problemi. Non credo che sia però il caso di una cosa a breve termine. Queste sono cose di periodo più lungo. Quello che io credo che succederà invece molto più a breve termine, parliamo di una decina d'anni, è quello di riuscire a fare dell'intelligenza in queste macchine per risolvere compiti specifici. Non sarà un robot con il quale io parlo di filosofia, ma sarà un robot che se ho bisogno di assistenza me la dà, è in grado di prepararmi da mangiare piuttosto che aiutarmi in casa, piuttosto che seguire, non so, il mio stato medico, quindi cose molto specifiche, ma non un robot che
possa ribellarsi come si immagina. Quindi entro una decina d'anni voi immaginate che i robot possano entrare, oggi sono già entrati nelle fabbriche da alcuni anni, no? In una decina d'anni potranno entrare nelle nostre case e migliorarci la vita? Pensiamo che questo possa succedere, se ci saranno gli investimenti adeguati, progetti focalizzati potrebbero arrivare a questo risultato. La tecnologia sembra essere pronta, ci sono stati progressi notevoli negli ultimi anni che fanno presupporre che si possa arrivare in una cosa di questo tipo. Andiamo a vedere iCab e Walkman allora, grazie. Luca Muratore è l'ingegnere informatico che ha sviluppato il software che fa muovere questo robottone. Sì, esatto. Ho sviluppato il design di tutta l'architettura software del robot insieme agli altri ragazzi del Dipartimento di Advanced Robotics dell'IT. Parliamo intanto delle dimensioni. Che cos'è? Presentacelo. Sì, Walkman è un robot umanoide full size, alto 1,85 m x 120 kg. Quindi capisci quanto è complicato riuscire a controllare una macchina del genere. Ha 33 gradi di libertà, giusto per far capire un po', e 7 per le braccia, 6 per le gambe. Quindi sono i movimenti che può fare. Esattamente, tutte le possibilità di movimento che ha. 3 per il torso, 2 per la testa e per le mani abbiamo un unico grado di libertà, per la destra e per la sinistra. Cioè cosa può fare? Può fare solo questo movimento, esatto. Ed è sviluppato grazie a questa soft hand, puoi toccare, puoi vedere, certo. E che unisce robustezza, adattabilità ai diversi oggetti. Dal punto di vista della potenza com'è? E Walkman è una macchina molto potente, ha diversi motori al suo interno e i motori high power all'interno di Walkman arrivano a 270 Nm di picco, quindi equivale a cosa? Equivale a una motocicletta di media potenza, diciamo. Però naturalmente non può correre come una motocicletta, no, perché cadrebbe, no, ovviamente. Esattamente, c'è un problema di controllo. Esattamente, sì, il controllo diventa più importante della potenza, quindi in questa fase stiamo limitando la potenza e ci stiamo focalizzando sul controllo. Mi fai vedere qualcosa dei suoi movimenti, di quello che può fare? Sì, sicuramente, ora ti mostrerò uno show di quello che riguarda la manipolazione del robot e riusciremo a controllare il robot tramite smartphone. Poi in un secondo momento invece ti farò vedere l'interazione con il pilota tramite un'interfaccia grafica. Perfetto, grazie Luca. Grazie a te. Grazie Repubblica per essere stata con noi. Buon viaggio con The Innovation Place.